Esatto, come voi potete immaginare l'aria di Sanremo ci è rimasta nel cuore, non riusciamo a staccarci da questo festival e abbiamo ascoltato delle canzoni meravigliose, abbiamo visto dei look meravigliosi, ma abbiamo visto anche dei trucchi molto molto di tendenza. Allora noi qui abbiamo, che cosa vogliamo fare oggi? Vogliamo replicare quelli che sono stati i trucchi visti sulle cantanti di Sanremo che hanno più colpito proprio le nostre telespettatrici. Lo faremo con chi? Con la nostra Elisa Rampi, che ciao, trovarci. Ciao. E cercheremo di riproporre alcuni dei trucchi che hanno fatto un po', cioè, più scalpore. Elisa, che cosa diciamo ci che... puoi dire a livello proprio di make-up di Sanremo quest'anno? Beh, direi che quest'anno grandissimo effetto scenico dei trucchi, i make-up artist l'hanno fatta da padroni, hanno realizzato dei make-up veramente incredibili, secondo me tra i più belli che si sono visti anche azzardo sulla scena mondiale. Infatti ho fatto complimenti direttamente anche a molti dei miei amici. Tra l'altro, difficoltà nella difficoltà, quest'anno per tutte le situazioni Covid i make-up artist dovevano lasciare i cantanti 2 ore prima che loro arrivassero, facessero l'esibizione, perché andavano in teatro prima. Certo. Quindi immagina per 2 ore lasciare il tuo lavoro e non poterlo ritoccare con la Tu di chi ti sei occupata, Elisa? Io non ero dietro il palco, ero a Sanremo, sono rimasta 3 settimane, ero con Paola Di Benedetto che ha condotto il Prima Festival. Ma come no, certo. Quindi complimenti per i trucchi make-up di Paola Di Benedetto, perché l'ha curato la nostra Elisa Rampi. Allora, oggi abbiamo le nostre modelle che sono rispettivamente Malika e Valentina, sulle quali cosa riproporremo, Elisa? Allora, cominciamo con il trucco che abbiamo visto sulla cantante Elisa. Trucco meraviglioso, perché sembra semplice ma non lo è, e la nostra modella lo sa. Eccolo qua il trucco di Elisa, la cantante. Io lo trovo bellissimo perché Elisa è un personaggio particolare, ha scelto questo look assolutamente etereo, era sempre vestita di bianco per tutte le puntate, il make-up è rimasto lo stesso per quasi tutte le puntate tranne una, quella delle cover, e sembra facile realizzare un make-up come questo, però in realtà è anche la scelta del make-up che comunque è importante, fa la differenza. Devo dire che io ho notato moltissimo questo effetto grafico, no? Che come hai detto tu sembra facile da realizzare, alla fine sono 2 lignette, ma in realtà bisogna fare attenzione perché anche infatti, questo trucco nasconde delle insidie. Non me ne vorranno i miei colleghi, ovviamente. Certo. Allora, da cosa vogliamo cominciare, Elisa? Allora, io ho già realizzato il make-up, ho già realizzato un occhio, perché ovviamente qui abbiamo poco tempo, quindi ci siamo portati avanti. Per un make-up di questo tipo io consiglio di aiutarsi, ho disegnato una piccola linea color burro sottile che adesso andrò a ricoprire con l'eyeliner. Con questo eyeliner bianco. Bianco. Che io non avevo mai visto finora, avevo visto sempre l'eyeliner blu, nero, blu elettrico, ma bianco no. Possiamo trovarlo tranquillamente in profumeria, nei negozi. Sì, assolutamente. Tra l'altro la difficoltà di questi make-up così grafici è poi fare ottenere lo stesso risultato sia su un occhio che sull'altro. Esatto. Tra l'altro abbiamo detto pure che Elisa ha usufruito di questo trucco particolare per tutte le sere, tranne una. Che per la serata delle cover. Vogliamo vedere il trucco di Elisa nella serata delle cover? Ce l'abbiamo? Vediamo. No, nella serata delle cover aveva questo... era simile, però hanno caricato con questo rosso sulla parte esterna dell'occhio. Esterna, esatto. Apri. Elisa, tra l'altro ti volevo chiedere, questo trucco che stai facendo si può riprodurre anche da sole? Lo possiamo fare anche da sole? Allora, certo, e tra l'altro non bisogna avere paura perché, come sto facendo io, se per caso si sbaglia, con un cotton fioc si va a correggere, non è assolutamente un problema. Quindi assolutamente si può provare tranquillamente, poi appunto magari si fa prima una base con la matita. Apri, guarda dritto. Ecco qua. Adesso stai andando a lavorare sull'angolo dell'occhio, giusto? Sull'angolo interno. Buona. Ecco qua, ho visto che hai fatto queste 2 linee grafiche. Sì. Si è un po' sporcata la ciglia, ma poi si provvede a pulire, non c'è problema. Ecco qua. E adesso vado poi a pulire le 2 linee che ho creato. Thank you.
Ragazzi della Cricca, avete delle domande per la nostra Elisa Rampi? Sì, io ce n'avrei una, anzi vorrei chiederle una cosa. Vai Elena, dimmi. Quando io me lo faccio, cioè a volte mi metto l'eyeliner a casa, non me lo metto così. Sai che cosa faccio, Elisa? Sì. Io mi metto lo scotch ai lati, perché certo, non so. E allora con quello mi aiuta a fare la linea dritta, perché a volte ho la mano tutta un po', non tremolante, però che viene insomma l'eyeliner tutto zigzag, no? Devo evitare quello, metto lo scotch. Assolutamente, quello è più adatto per un make-up come tipo quello che vedremo dopo. Ah, ok. Perché dopo parleremo anche di un'altra cantante che è stata a Sanremo, che è Federica, la nostra Federica in arte Allora, Carla, so che aveva anche una domanda da farti, Elisa. Sì, prego, Elisa, Carla. Hai citato Paola Di Benedetto. Ora mi chiedevo, Elisa, qual è stata la strategia sia per Elisa, la cantante, ma anche per Paola in termini di make-up? Cosa avete scelto insieme? Perché mi pare di ricordare che i trucchi fossero molto diversi. Allora, con Paola abbiamo cominciato, anch'io sono arrivata a Sanremo carica di 1000 valigie e volevo realizzare la qualunque cosa, quindi abbiamo cominciato con dei make-up un attimino più complicati, per cui degli smokey eyes, sì, abbiamo realizzato anche degli eyeliner un pochettino grafici. Poi col passare delle giornate, calcola che noi siamo rimasti quasi 3 settimane, perché appunto lei per il primo festival ha fatto certo, anche tutte le interviste, mi ha chiesto di minimizzare, mi ha chiesto di tornare indietro, per cui di alleggerire sempre i trucchi, per cui quello era uno dei make-up delle prime puntate, e invece sulla, l'altro delle sulla sinistra, quindi e infatti quella more. Destra è l'ultima, leggerissima. Less is more, qui avete adottato. È talmente bella Paola che veramente non ha bisogno di granché, se no di divertirsi appunto con il trucco. Sì. Allora, Elisa, domanda a trabocchetto. Mm-hmm. Hai festeggiato ieri o festeggi oggi tu? Guarda, ieri sera ho lavorato con una cantante, tra l'altro. Bene, allora, come eludere la domanda, quindi festeggerà oggi Elisa insieme a noi. Allora, prego, andiamo avanti con la nostra Valentina. Andiamo avanti. Che il trucco di vogliamo vedere qual è il trucco di riferimento, canto questo? Ma aveva un occhio, giusto? No, tutti e due. Erano simili, erano uguali gli occhi? Allora, spiegaci Elisa, che trucco è questo? Allora, intanto io oggi mi sento un concorrente a un pressure test, perché non solo devo replicare il lavoro di colleghi, ma velocemente, così lavorando, parlando con la visiera, insomma proprio ostacoli oggi. Comunque, è un max eyeliner molto grafico, vedi, perfettamente definito, che va a riempire tutta la palpebra mobile dell'occhio. In realtà, allora, non è semplice da realizzare ovviamente, però è una cosa che si può tranquillamente replicare a casa, anche perché se per un qualche motivo anche qui si sbaglia, si può allargare la linea, si può certo, ingrandire un pochettino di più e nessuno saprà. Che prodotto stai utilizzando per questo eyeliner grafico? Io sto utilizzando un ombretto in crema, perché appunto il segreto, quando si fanno dei make-up che sembrano semplici ma in realtà non lo sono, a volte è anche, come dicevamo, non solo la tipologia del make-up che viene scelto, ma anche il prodotto che si utilizza. Certo. Quindi in questo caso è un ombretto in crema, waterproof, che non creerà sbavature, rimarrà lì fissato per tutto il tempo. Quindi vedo che stai riempendo completamente la palpebra. Sì. Con questo color ottaneo. Uh-huh. E poi andrei ad allungare l'occhio, sì, sia verso l'esterno che verso l'interno, sì, vedo. Anche in questo caso una tips che si potrebbe usare, che io non ho fatto in tempo oggi, è magari creare prima il contorno con una matita e poi andare a riempire. Se invece non si riesce, come non sono riuscita io, si può andare appunto a definire l'occhio e poi si va a correggere sempre con il nostro cotton fioc e con lo struccante. Allora, ne abbiamo visti veramente tanti di trucchi interessanti al Festival di Sanremo, non solo quello di Elisa e di ma ce ne sono stati altri che hanno colpito la nostra attenzione e che vi vorremmo mostrare in questo momento. Vediamo. Allora, sempre abbiamo sempre e che ha messo anche questi brillantini, vedo queste pietre sugli, sì, occhi. Sono sempre degli eyeliner grafici, diversi ogni volta uno dall'altro, e qui la particolarità è stata che il disegno veniva impreziosito da questi cristalli applicati sopra. Abbiamo ancora altri trucchi, regia? Vabbè, li mostriamo più tardi. Allora, voglio chiedere alla nostra cricca Elena Barolo quale tra questi due trucchi, questa tipologia di trucchi, avrebbe scelto lei invece per Sanremo. Per Sanremo io avrei scelto quello di Elisa. Perché?
Ma perché ci sono affezionata più a queste cose grafiche. Pensa che quando ero ragazzina, cioè ragazzina sì, insomma 19-20 anni, già mi divertivo a disegnarli così e mi piacciono molto. Dai, la prossima volta allora vogliamo vedere la Barolo con trucco dai, grafico di Elisa. Invece volevo chiedere a Giampaolo se ci sono delle domande da casa per la nostra Elisa Rampi invece. Sì, una bella domanda. Dopo Achille Lauro, non è ancora arrivato il momento di parlare di make-up maschile? Scrive Roberta. Sì, ormai il make-up maschile è assolutamente sdoganatissimo, a parte che sui social si vede di tutto, però anche sul palco all'Ariston non avevo visto ad esempio Michele Bravi, i Maneskin, che hanno lo stesso make-up realizzato sempre per tutti i quattro componenti della band, ad esempio. Ma anche gli smalti sono stati ormai sdoganati, io vedo molti più uomini, San Giovanni, Fedez, che usano lo smalto, smalto colorato, eccetera, eccetera. Allora, vedo che Elisa Rampi ha quasi ultimato il trucco su Valentina, a questo punto chiederei un prima e dopo delle nostre due modelle e poi il confronto con i trucchi di Sanremo. Allora, vediamo il prima e il dopo di Malika, la nostra modella, che è stata truccata appunto con un trucco ispirato a quello di Elisa, la cantante che si è classificata al secondo posto durante questo ultimo Festival di Sanremo. Ecco qua il trucco grafico realizzato da Elisa Rampi. Vediamo il confronto con Elisa, la cantante. E ci piace molto, semplice ma d'effetto. Vediamo invece quello, il prima di Valentina, la nostra modella. Eccola qua, Valentina, come era stamattina. E poi adesso con questo trucco grafico ispirato alla cantante U. Vediamo. Vediamo il confronto con la cantante U, Federica. Ci piace, questi trucchi sono molto d'effetto, sono insomma credo anche adatti a queste serate molto particolari. Sono replicabili, poi si possono scegliere, vedi, anche in colori diversi. Abbiamo detto che si possono applicare anche delle pietrine, no? Si possono applicare cristalli, si possono utilizzare colori, finish diversi. Ho utilizzato un matte, quindi un colore assolutamente opaco. Si possono utilizzare dei metallizzati, dei colori glitterati. Hai detto però, mi raccomando, di utilizzare questi ombretti in crema perché hanno una tenuta migliore. Sì, per prima utilizzare il primer e appunto scegliere prodotti che non creino sbavature, che rimangano lì fissati. Elisa, grazie per questa lezione. Noi ti aspettiamo al prossimo tutorial. Ringraziamo le nostre Malika e Valentina. E adesso è arrivato il momento della nostra Detto Fatto.